L'associazione dei commercianti qui a Baronissi stamattina protesta in piazza davanti al Comune per far presente le loro istanze dopo l'emergenza Covid. Abbiamo l'avvocato legale che segue la vicenda dal punto di vista legale, la signora Teresa Iocol, e Filippo Dura. Allora, perché questa protesta? Allora, innanzitutto specifichiamo, non è una manifestazione di protesta, è una manifestazione di proposte. Noi non vogliamo che le istituzioni, vogliamo contrapporci alle istituzioni, vogliamo che le istituzioni si pongano dalla nostra parte ed aiutarci, ascoltarci per risolvere insieme i problemi. Noi nel momento in cui abbiamo aperto una partita IVA, nel momento in cui abbiamo aperto un'attività commerciale, ci siamo ritrovati un socio, questo socio è lo Stato. Lo Stato, le istituzioni, quando le cose vanno bene, ovviamente pretendono da noi determinati sacrifici. Nel momento in cui le cose vanno male, lo Stato allo stesso modo deve aiutarci. Questo è quello che chiediamo, è molto semplice il ragionamento. Le istituzioni devono stare dalla nostra parte, schierarsi con noi. Abbiamo chiesto al Sindaco di farsi portavoce delle nostre proposte nei confronti degli organi più alti. E... Sindaco però che per certi aspetti vi è venuto incontro con lo slittamento della Tari. Il Sindaco assolutamente, lo abbiamo ringraziato per la sospensione della Tari, ma la sospensione non basta. Perché una cosa che non paghiamo adesso ma che saremo costretti a pagare fra qualche mese non ci porta alcun beneficio. Quello che noi chiediamo pertanto è l'eliminazione completa di questa tassa. Ecco, quali saranno i vostri successivi passi? Allora, i successivi passi, essendo questo un sit-in, come tale ha bisogno di una continuità temporale, pertanto noi oggi consegneremo al Sindaco formalmente e materialmente una lettera in cui abbiamo elencato quelli che sono i punti e le proposte attuabili, soprattutto concretizzabili per aiutare il commercio della Valle del Lirno. Naturalmente queste proposte dovranno generare un'attivazione da parte del Sindaco di farsi portavoce per le istituzioni superiori per far sì che queste proposte vengano messe effettivamente in campo. Pertanto il passo successivo è quello di programmare un nuovo evento sempre in questa piazza per valutare effettivamente cosa è stato fatto in questo arco temporale e cosa possiamo noi come commercianti, come industria e come artigianato fare ulteriormente per migliorare le condizioni, cosa non è stato fatto dallo Stato e come possiamo coordinarci per far sì che questa condizione socio-economica non gestisca più, non provochi un maggiore divario che ad oggi genera la categoria di serie A e una categoria di serie B di soggetti. Chi ha la possibilità economica di adeguarsi alla normativa continua a generare ricchezza, chi non ha la possibilità economica di adeguarsi ad una normativa con il rischio che il giorno dopo si veda chiusa l'attività e quindi genera un debito ma non c'è, genera un credito, ha delle serie difficoltà. Pertanto noi, il nostro appuntamento è qui a una distanza di 15-20 giorni per vedere... Covid permettendo naturalmente, su questo non possiamo assolutamente essere prevedibili. Signora, voi avete una radiografia della situazione attuale dal punto di vista commerciale, imprenditoriale e artigianale qui a Baronissi, quante attività hanno cessato l'attività? Allora, c'è stato circa un'inflazione da un punto di vista di introito di oltre il 50% delle attività, un indebitamento superiore al 50%, tutti i settori, tranne naturalmente i settori che, come sappiamo benissimo, l'agroalimentare e quello farmaceutico non hanno assolutamente risentito, per fortuna c'è qualcuno che ancora ha un introito economico, ma tutte le altre attività, quelle che vengono gestite da un punto di vista del singolo, l'attività di somministrazione, ma anche il singolo negozietto si trova in serie difficoltà ad affrontare un discorso di continuità lavorativa. Quello che sta prendendo piede nel nostro territorio sono le grandi catene commerciali.
che ben vengano, per carità, è comunque un introito economico. Però con internet e con questi grossi centri commerciali pregiudicano l'attività.